Abbiamo pensato in questi 25esimo, invece di esaltare troppo Romena, quello che si è fatto in questi anni, che non ce n'è bisogno, di dire fermiamoci un attimo, andiamo alla profondità di quello che c'è, di quello che già è presente. E quindi quello che era presente era questa via della risurrezione, che avevo pensato sulle parole che continuamente in questi 25 anni si provava a capire che erano quelle fondamentali per rinascere. Sono le parole che fanno risorgere, e questa è l'umiltà. Ringrazio davvero Achille, perché al di là di quello che ha detto, e sono parole profonde, lette con calma, però vedete, l'umiltà non si vede dalle parole, ma dai gesti. È bello il suo tremare, è bello il suo guardarti, è bello che arriva e ti dice sono contento che sono qui. Ecco, l'umiltà non è fatto di parole, ma è fatto di come ti poni, come ti metti lì. Sapete che la parola umiltà è humus, che alla fine vuol dire terra vegetale decomposta. In ogni cosa che si fa dovremo partire, secondo me, dalla terra e tornare alla terra. Saluti una persona, dovresti partire dalla terra, ti innalzi a abbracciarla e torni alla terra. Qualunque cosa che fai, scrivi un pensiero, fai un lavoro, vivi l'amore, dovresti partire dalla terra e tornare lì. Vedete, io ogni mattina il piccolo sforzo che faccio da tanti anni, è la prima preghiera che faccio e chiedo a Dio di rimanere piccolo, perché lo so bene che tutti ti cercano, che tutti vengano in fondo a esaltarti, e forse la prima cosa che devo fare è rimanere piccino, piccolo piccolo, terra. Me lo ricordo la mattina. E l'altra cosa che faccio, non solo per la circolazione delle mie gambe balorde, è che la sera cammino con i piedi scalzi sulla terra o sulla pietra. È un esercizio, mi aiuta, perché all'inizio del giorno chiedo questa terra e torno alla terra. Io non credo che l'umiltà sia una virtù da raggiungere, ma è uno spogliarsi fino a tornare nudi, piano piano. All'inizio, avete visto, si parte da bambini, tutti bisognosi, umili, e poi si torna a terra, piano piano, mentre si invecchia, si deve tornare lì. E però non è facile poi esserlo tutto il giorno, non è facile esserlo tutta la vita. Si parte dalla terra e si torna a terra, ma poi ogni giorno non è così. È difficile contentarci del poco, il poco con amore, il poco che rende bello ciò che fai. Io mi sforzo durante il giorno con il poco che c'è, con gli scarti, con le persone anche ferite, con quello che ci offre questo posto. Cerco di rendere bello quello che faccio, cerco di gettare raggi di luce e di dolcezza il più che posso intorno. E allora questo contentarci del poco, ogni momento. C'è un bellissimo brano che dice: non spezzerà una canna incrinata, non spegnerà uno stoppino dalla fiamma smorta. Io credo che l'umiltà sia intimamente legata a questi atteggiamenti di non prepotenza, come diceva Achille, di cura della vita, di cura della fragilità della vita. Se te hai l'attenzione a chi è fragile, alla sua debolezza, rimani umile perché vedi quello. E allora stare nel mondo non per dominarlo, ma per viverci dentro, toccare l'invisibile e commuoverci.
Io se vedo l'invisibile in una persona, in una pietra, in un albero, in un luogo, mi commuovo quando vedo e percepisco l'invisibile. Sentire freddo e sentire caldo, interpretare le stagioni e riconoscerne i profumi. Concludo, l'umiltà ci trattiene nel solco del poter far crescere un seme. L'umiltà ti tiene in quel solco della terra perché quel seme possa crescere. E soprattutto l'umiltà raggiunge ciò che la parola non riesce mai a raggiungere. E allora se rimani attaccato alla terra, senti il calore o il freddo, ne senti i profumi, ne senti la forza. L'umiltà per me è il vestito di Dio. Mi immagino a volte come sarà vestito Dio. Lo penso con tutti i colori della terra, del mondo. Colore sabbia, colore di alcune terre rosse, altre ambrate, altre ocra. Penso che Dio sia vestito di tutti i colori delle terre del mondo. Concludo con questa preghiera che avevo fatto sull'umiltà per iniziare questo nostro cammino di oggi. Dio ha scritto il suo messaggio nelle stelle dei magi, nel fuoco del roveto, nel chicco di senape, nelle lacrime di Pietro. Torniamo umili amici di Dio, che rendono il mondo più bello semplicemente vivendoci. Umili per accordare il ghiaccio e le fiamme, per conciliare l'amore e la morte. Umili come il sogno di un beato, di un povero viandante addormentato per la stanchezza. Gli umili hanno la voce meno sonora dei loro sogni. Cercano Dio dentro la nebbia. I loro dolori hanno buone lacrime che aprono tutte le porte. Buona giornata.